Invito il sindaco a prendere la parola. Sì, grazie Presidente. Mi spiace che non ci sia l'opposizione in aula perché ho ascoltato con molta attenzione i loro interventi e non è che abbia da aggiungere molto a quello che ha detto brillantemente l'assessore Panini all'inizio nella replica. E anche devo dire gli interventi che ho ascoltato con attenzione e che ho apprezzato. La prima considerazione che mi viene da fare e sul piano di riequilibrio. Piano di riequilibrio è sì tecnico, ma ovviamente anche un atto politico, che il piano di riequilibrio abbiamo avuto solamente 45 giorni per farlo e quindi non c'è stata la volontà di non fare una discovery nei confronti dell'opposizione. Io vi posso dire che anche io ho avuto gli atti poche ore prima di andare in giunta. Questo è uno dei temi quando risposi, ci fu un po' di dialettica politica, anche aspra, ma democratica, con la consigliera Valente, quando dissi che la legge di bilancio che abbiamo ottenuto è un risultato straordinario, ma è una corsa ostacoli. Noi nemmeno andremo a godere di questo risultato, politicamente parlando, di questo risultato di oggi. Che il 7 marzo teniamo la Corte dei Conti, il bilancio di previsione, i monitoraggi e quant'altro. È una corsa ostacoli. Allora ecco perché io voglio ringraziare la squadra, anche io lo devo fare perché faccio il sindaco, l'ha già fatto Enrico, ma lo devo fare io perché è doveroso e perché è giusto. Ma non li cito nominativamente perché sono in tanti. Quindi è una squadra che ha lavorato di notte, ha lavorato di domenica, ha lavorato sempre. Con quello stipendio che prendono i dirigenti, i funzionari, i dipendenti e gli impiegati comunali, e io mi sento in buone mani. Nel senso, questa è un'amministrazione dove la politica ha una guida, ha una visione, ha una direzione, ma c'è una tecnica che in modo autonomo, ci sono professionisti che fanno il loro lavoro, il segretario generale del controllo, il direttore generale, il ragioniere, l'avvocatura, i dipendenti, la ragioneria, il bilancio. È una squadra che lavora in condizioni complicate, con una serie enorme di ostacoli che in questi anni sono stati messi, quindi non posso essere d'accordo col consigliere Moretto quando dice voi non potete rivolgervi al passato, ci ritorno su questo, ma noi durante questi 7 anni le carte in tavola ce l'avete cambiate parecchie volte, dico ce l'avete perché abbiamo avuto sia governi di centrodestra nazionali, sto parlando, che di centrosinistra, le carte ce l'avete tolte tante volte, quindi ringrazio, ringrazio davvero di cuore. E attenzione che noi non, come dire, in questi anni siamo riusciti sinora a preservare dalla messa sul mercato dei servizi di rilevanza costituzionale. Abbiamo scongiurato licenziamenti, addirittura abbiamo assunto più di 500 persone, abbiamo fatto l'acqua pubblica, stiamo salvando le partecipate, ma non è che questa amministrazione è contenta di aver venduto quasi tutte le quote di Gesac. È la legge che ce l'ha detto. Non è che questa amministrazione è contenta di fare delle operazioni sulle terme di Agnano A. È il contesto normativo e finanziario. Allora, noi accanto al rispetto dei conti mettiamo in campo una grande mobilitazione politica o noi rimarremo una roccaforte italiana, forse anche europea, che resisterà fin quando può resistere, senza acqua, senza viveri, lottando fino all'ultimo momento, ma sarà una roccaforte che non avanzerà. E a me non piace passare alla storia, ve lo dico molto chiaramente, con quello che oggi ha approvato il piano di riequilibrio, che siamo contenti, ce ne andiamo, i conti tornano, ma i diritti soffocano e i bisogni urlano. Non è possibile. Noi siamo stati votati per essere trasparenti e lo siamo, per natura, io lo sono, da sempre. Siamo corretti, siamo persone oneste. Però noi siamo stati eletti soprattutto per rispondere ai bisogni e per realizzare diritti. Certo, anche rispettare la legge, ma la legge va interpretata in maniera costituzionalmente orientata, la legge va costituzionalmente disobbedita se non convince, c'è da fare mobilitazioni politiche. E guardate, tanti miei colleghi sindaci di centrosinistra, del Movimento 5 Stelle, di centrodestra, fino anche della Lega, civici, sono d'accordo con queste battaglie, sono d'accordo. Infatti qualcuno pensa che noi andiamo a fare una passeggiata a Roma, è la prima tappa,
di una grande mobilitazione, che verranno anche dopo il 4 marzo, sui derivati, sugli swap, sulle autonomie, sui territori, sui bisogni e sui diritti. E avremo al nostro fianco tanti sindaci, tanti amministratori e tanti consiglieri. Perché noi andiamo adesso? Perché vogliamo fare campagna elettorale? No, però irrompiamo nella campagna elettorale. Irrompiamo in una campagna elettorale fatta da un vuoto pneumatico politico, ma andiamo adesso perché noi, a differenza di Roma, di Torino, di Milano, di Palermo, di Catania, di Bari, ne potrei citare tutte, abbiamo la cassa bloccata. E io quando dico a un mio collega sindaco che abbiamo la cassa bloccata, lui mi guarda pensando che scherzo. La cassa bloccata significa che tu hai la cassa bloccata, cioè non puoi far nulla. Addirittura Federico Arienzo, forse con un lapsus che ho gradito, avendo noi parlato di debito ingiusto e legittimo eccetera, ha parlato di cassa sequestrata. È un lapsus che ci sta, perché è un pignoramento che noi lo viviamo come un sequestro. Un sequestro per non poter realizzare quel mandato popolare, quel mandato politico che ci è stato conferito. Poi giudicateci, fra 10 anni, come sempre, io sono stato già nuovamente giudicato, noi siamo stati già nuovamente giudicati nel 2016. È chiaro, lo dico giusto come parentesi, ma lo diciamo sempre, noi gli errori li facciamo, attenzione. Certe volte non abbiamo raggiunto la sufficienza su alcuni temi, ma chi lo nega? Ma chi lo nega che non siano stati fatti errori, che certe volte si può assolutamente sbagliare? Quindi non c'è, voglio rispondere alla consigliera Menna, mi dispiace che non è presente, ma mi auguro che il consigliere Brambilla glielo riferirà, nessuna volontà di aver tenuto nascosti atti o di non aver dato più tempo. Ma sa, con i termini perentori noi dobbiamo stare anche attenti. Attenti al fatto che ci possa stare una mancanza di un numero legale un giorno, il giorno dopo ti può costare 20 anni di fatica, perché qua parliamo di un piano da qui ai prossimi 20 anni. Quindi se noi non superiamo sufficientemente queste tappe, mettiamo in crisi la città. Non è mia abitudine, devo dire la verità, e lo voglio fare cercando di non essere equivocato e di provare a essere corretto, non è mia abitudine richiamare dichiarazioni di magistrati, e infatti evito di farlo, come avete fatto voi, in modo anche puntuale, però ho apprezzato una cosa del lavoro della Corte dei Conti di questi tempi, che non ha avuto nessun sconto sui conti, è stata molto severa, certe volte secondo me anche sbagliato, tant'è vero che noi abbiamo fatto ricorsi. Però anche nell'ultima audizione, nell'ultima apertura dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, ho ascoltato con molta attenzione le analisi condivisibili del procuratore regionale, l'analisi severa del presidente della sezione regionale, l'analisi lungimirante, brillante anche del presidente della Corte dei Conti. Quando si fa però un passaggio e si dice con onestà intellettuale, oltre che istituzionale, e noi stiamo discutendo di questi tempi di debiti storici, il termine storico ha un suo peso, cioè non è il debito finanche nemmeno forse dell'amministrazione che era prima di noi, ecco, quindi possiamo anche sgomberare questo tipo di campo, debiti così vecchi, un tema dell'impossibilità della città di pagare questo debito è un fatto oggettivo. Legge speciale? Beh, io vorrei ricordare a chi ci ascolta che Roma ne gode, con lo stralcio del debito rispetto alla gestione ordinaria. Ne hanno goduto amministrazioni di centrodestra, di centrosinistra e 5 Stelle. Leggi speciali già ci sono state, Milano, la regione con l'EAV ha ottenuto 600 milioni, Torino col trasporto, sentivo il consigliere Brambilla parlare di trasporto evocando la fine che non ci sarà, lo voglio rassicurare, di ANM, quindi non c'è bisogno che fate scongiuri, perché noi siamo in grado di scongiurare questo. Vorrei ricordare al consigliere Brambilla che un emendamento 5 Stelle Partito Democratico ha portato a molti decine di milioni di euro per salvare il trasporto pubblico della ricca Torino. E non continuo, finanche perché io non sono d'accordo con la legge speciale. Così si rompe il patto, se qualcuno può pensare, il patto, che ci sia, come dire, una vicinanza
tra chi fa delle dichiarazioni sulla nostra città e noi. Io non sono d'accordo sulla legge speciale. Io sono d'accordo, io sono dell'idea che con delle leggi ordinarie si può assolutamente andare nella direzione che noi auspichiamo. E poi oggi voglio mettere un po' di chiarezza, veramente in un momento, consentitemelo se faccio un ragionamento un po' politico, perché nel tecnico, nella puntualità è andato l'assessore Panini, siete andati tanti di voi, ho apprezzato davvero molto gli interventi che sono stati fatti, in particolare dalla nostra maggioranza, e invece anche io ringrazio l'opposizione presente, che siamo in campagna elettorale, mentre noi non stiamo in campagna elettorale, Partito Democratico in campagna elettorale, 5 Stelle in campagna elettorale, tanti altri sono in campagna elettorale, oggi stanno qua a parlare, a discutere l'interesse della città, e questo per me è molto importante. Ma alcuni paletti noi li dobbiamo mettere in questi giorni, perché noi spesso si è parlato, quando è Corte dei Conti, di trasparenza, di correttezza, allora i costi della politica. Beh, guardate, noi semmai abbiamo fatto l'opposto. Io comincio a sentirmi mortificato di governare una città in cui il capo, il presidente, l'amministratore, quello che è di volto in volto, per esempio dell'ABC, è a titolo gratuito. Ma noi stiamo rispettando, chiediamocelo un attimo, noi che diciamo di rispettare la Costituzione, ecco, facciamo un po' di autocritica, stiamo rispettando la Costituzione nel chiedere a persone di lavorare dalla mattina alla notte, impegnarsi, assumersi responsabilità, garantire un servizio pubblico e farlo a titolo gratuito? Beh, la dobbiamo un po' rivedere questa cosa. Noi diciamo che dobbiamo avere manager eccellenti, datele a vedere i compensi che prende l'amministratore di ANM oppure di qualche altra azienda partecipata. E poi i costi della politica, non veramente tutto potete dire, ma noi qua siamo all'autofinanziamento collettivo tra di noi certe volte per poter andare avanti. Quindi questa, e lo voglio dire a un Movimento 5 Stelle che in questi giorni, in modo vergognoso, è stato tirato dentro quasi a mo' di equiparazione tra il mariuolo che ruba e uno che prende un'indennità e che invece di prendersela, la gran parte di loro la restituiscono al territorio, poi magari ce ne sa qualcuno che, come dire, o ha la manina tirata o è un po' furbetto, e c'è nella canea mediatica nazionale, vogliono far passare loro poi mariuoli e non i mariuoli. Allora noi dobbiamo, come il discorso dei fascisti e degli antifascisti, guardate, è una cosa aberrante, è una cosa aberrante. Si sta ponendo un crinale che si vuole equiparare fascismo e antifascismo. Lo dico da antifascista convinto: se di fronte a manifestazioni fasciste si è silenti, si è complici. E io mi affido esclusivamente alle parole del più grande presidente della Repubblica che io, cinquantenne, nato nel 67, nato nella città delle quattro giornate, della medaglia d'oro al valor militare, della resistenza antifascista, che è Sandro Pertini. Non le voglio citare perché farei torto alla memoria di Pertini. Andatevi a leggere le dichiarazioni di Pertini, che cosa deve fare il popolo quando c'è quel fascista per strada. Questo è quello che pensa il sindaco di Napoli, punto. E mi fermo qua. E non è una critica a nessuno, perché noi vogliamo che questi temi se ne possa parlare. Come consentitemi, noi andiamo a Roma contro qualcuno? No, andiamo a Roma perché non siamo stati in grado di risanare una situazione complessa? No, noi andiamo a Roma perché in questo momento abbiamo le casse bloccate, in particolare per due debiti che consideriamo particolarmente insopportabili. Uno è un po', sono delle gabbie, un po' come questi scranni nei quali siamo costretti a parlare, a stare giornate intere. Uno è del 1980, commissariamento post terremoto, intrecci, camorra, politica, affari, servizi segreti deviati e in alcuni episodi addirittura Brigate Rosse, se pensiamo al caso Cirillo, e il commissariamento sui rifiuti. Noi liberiamo la città dalla commistione tra affari, politica e camorra, e guarda caso a noi e alla città e ai nostri abitanti vogliono far pagare gli effetti di quelle commistioni e collusioni e perversioni politico
criminali e affaristiche. Questo non lo tolleriamo, ma non lo tolleriamo solo perché è in contrasto con la memoria storica. Non lo tolleriamo perché in queste ore alcune immagini che girano per la regione, per l'Italia e forse anche oltre i confini dell'Italia ci dicono che mentre noi siamo quelli che abbiamo eliminato i rifiuti da strada e anche messo da parte un po' di pattumiera politica, affaristica e criminale, ci sono altri che non molto lontano da noi utilizzano esattamente le stesse pratiche. Non compete a noi fare processi. Noi non dobbiamo giudicare se quello è un reato o non è un reato. Quelle immagini sono schifose, sono vergognose e sono inaccettabili. E spiace, e lo dico senza polemica, che di fronte alla domanda di alcuni giornalisti a un illustre candidato della nostra città per un determinato partito che ha una storia familiare importante, gli si viene chiesto una valutazione su quelle immagini, se ne esce dicendo: io non devo fare un processo sommario. Tu non devi fare il processo, non lo devo fare nemmeno io, ma di fronte a quelle immagini tu te ne saresti uscita alla grande dicendo: magari proprio perché io sono diverso dagli altri, evidentemente il partito ha ritenuto di candidarmi proprio per superare quella pagina. Ma viva Dio, prendi un po' le distanze da queste immagini vergognose. C'hai anche una storia, un nome che ti porti dietro, di un giornalismo d'inchiesta, di un giornalismo coraggioso, di un giornalismo di denuncia. Lo dico con rispetto, però questa città non merita silenzi, non merita indifferenze, non merita complicità. Pensatela come la volete su questa amministrazione, noi faremo di tutto per far coniugare il rispetto delle norme, il piano di riequilibrio, la Corte dei Conti, le leggi ordinarie, tutto quello che volete, ma noi siamo anche per spezzare le catene delle ingiustizie e quindi accanto a questo mettiamo in campo una grande lotta politica. E sono orgoglioso del fatto che la madre di tutte le battaglie, che la battaglia contro il debito, parte dalla nostra città, la città più in sofferenza, la città con un debito odioso, illegittimo e ingiusto, una città tra le tante sofferenze, ma una città che ha la schiena dritta, ha coraggio, rischia, perché andare davanti Montecitorio e Palazzo Chigi si rischia sempre, si rischia tutto, si rischia, come dire, i conflitti, e ci schieriamo, come ci schieriamo contro Casa Pound, contro i fascisti, ci schieriamo anche certe volte contro quella legalità formale patinata che dimentica la storia, perché nella storia le grandi battaglie, voi oggi avete citato Demostene, Aristotele, il Vangelo, tutte le tartarughe, le formiche, quindi non voglio competere con citazioni, ma la storia vale la pena viverla se metti in campo un percorso di giustizia. Lo dico da magistrato, a me non interessa rispettare tutte le leggi di questa Repubblica, a me interessa non tradire mai la Costituzione Repubblicana, e la Costituzione Repubblicana porta il sangue dei partigiani che hanno lottato contro il fascismo. Questa è la storia di Napoli, questa è la mia storia personale, questa è la storia, spero, di questo Consiglio Comunale, di questa maggioranza. Ma ho apprezzato anche l'intervento di Francesca Menna dicendo che domani dobbiamo parlare anche di questo, ma non parlare contro qualcuno, parlare perché noi vogliamo costruire, chiudo, un paese diverso, un paese senza rancore, senza odio, senza respingimento, un paese dove ci si possa rispettare, ci possa anche avere dialetto, certe volte anche litigare, ma facciamo parte di una grande comunità. Quindi credete in questo, che noi siamo persone contro il sistema, ma siamo persone che vogliamo costruire, e in questi 7 anni l'abbiamo fatto in condizioni davvero difficili. Oggi abbiamo messo un'altra pietra di questo palazzo per la sicurezza, soprattutto di chi verrà dopo di noi, di chi governerà dopo di noi, che ci auguriamo possa avere una casa più solida. Noi le nostre battaglie le faremo, e certo, se il 21 a Roma vedremo anche esponenti non di questa maggioranza e magari anche esponenti che si candidano a guidare questo paese, che non hanno le mani sporche di collusioni o di compromissioni morali o di aver provocato il debito, io ne darò atto, perché noi non dobbiamo andare a fare battaglia del movimento del sindaco o la battaglia di questa maggioranza, è la battaglia per la città, per i diritti, per i bisogni, per il popolo. Siccome la sovranità appartiene al popolo, noi oggi siamo qua come rappresentanti del popolo e il 21 staremo a Roma come rappresentanti di un popolo senza confini, che non è solo il popolo napoletano, ma il popolo che ha una grande sete di giustizia. Grazie.